Ciao a tutti e benvenuti nel mio nuovo video. Questo è il video degli acquisti naturali del mese in collaborazione con i piccoli canali Power. Come al solito, giù nell'info box trovate i link dei loro canali. A questo giro non ho acquistato tanto, anzi pochissimo, ma perché voglio smaltire il più possibile, quindi vi mostro veramente poche cose. Allora, intanto due cose che ve le butto perché altrimenti il video verrebbe troppo corto. Ho riacquistato, perché le avevo già prese al DM, i Kleenex, fazzolettini per il naso, con cui mi trovo molto bene. Io ho sempre snobbato questi fazzolettini qua, ho sempre preso quelli nei pacchetti, ma devo dire che invece sono molto buoni, costano meno di un euro, mi sono trovata molto bene e l'ho voluto riacquistare. Questo qua lo inserirò in un contenitore appunto per i Kleenex che ho preso da Tiger, e invece quest'altro ho voluto riprenderlo, così l'avevo già acquistato perché è un po' più carino e lo lascerò senza contenitore. Poi, sempre al DM, ho acquistato, finito e riacquistato, ma l'altra è in frigo, questo qua che è l'arancia, il succo di arancia biologico, del marchio DM. Questo qua come ingredienti ha solamente il succo di arancia biologico e basta. Ha un sapore molto buono e sono molto stucchina con le cose da bere e da mangiare, però appunto questa è la seconda confezione è in frigo, quindi mi è piaciuto. Ha un buon sapore, non è aspro, non è dolce, è appunto un arancio spremuto e mi è piaciuto tantissimo. E costa, mi sembra, 2,10 euro. Quindi quanto un succo normale, però negli altri succhi o ci sono gli zuccheri e un sacco di schifezze oppure non sono buoni di sapore, invece questo qua ha ottimi ingredienti e anche un buonissimo sapore. Poi ho preso da bere, sempre al DM, biologico del marchio The Bridge, credo che sia, questo qua che è, ve lo leggo in italiano, una bevanda biologica di riso con cacao senza glutine, prodotto in Italia, vegano. Allora, a parte che costa come questo succo di frutta qua, quindi vabbè, il prezzo è un po' eccessivo, però avevo un po' di famina, così ero lì e l'ho acquistato. Di che cosa sa? Avete presente quando mettete cereali, quelli gialli che non sanno di niente, nel latte? Sa di quello, un misto tra cartone e non lo so, vabbè, comunque non mi ha fatto impazzire, non mi ha fatto neanche schifo, nel senso l'ho bevuto in tranquillità, però non andrei a riacquistarlo. Poi ho preso due cose che non sono biologiche, ma lo inserisco lo stesso nel video, di Balea. Uno è il burro cacao limited edition al cioccolato bianco di Balea. Questo qua ha solamente un ingrediente col pallino rosso, che è synthetic beeswax, quindi penso che sia cera d'api sintetica, è l'unico ingrediente rosso che ha. E poi sempre di Balea ho voluto acquistare questa qua, che è una polvere dal profumo buonissimo, è una polverina volumizzante per capelli, non l'ho ancora provata, la proverò. Questo ha tre pallini rossi, ha un peg 8, poi ha un decane e tre decane, questi sono gli ingredienti a pallino rosso che ha. Poi da Tiger ho voluto prendere queste qua, che sono delle penne bellissime fatte in carta, proprio la confezione è di carta, e costavano 1 euro tutte e quattro, ho voluto acquistarle e sono simpatiche, poi appunto non hanno la plastica perché hanno la carta. Ed infine mi è stato regalato per il mio compleanno questo burro di Allegro Natura, è un burro al karité, nutriente, rinforzante, dopo sole, con vitamina E, e praticamente questo è un burro multifunzione, è super idratante, è rinforzante se applicato sulle unghie e le cuticole, va bene come addolcente per le labbra, va bene per maschera, da utilizzare come maschera sui capelli, e anche come dopo sole, per pelle sensibile, anche per i bambini. Non ha una profumazione particolare, ovviamente è burro di karité, quindi è un burro comunque, sempre comodo averne uno in casa. Quindi questi erano i miei pochissimi acquisti del mese di gennaio. Mi raccomando, passate anche dagli altri canali. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento, e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!